Parker, dove sei? La commissione sarà qui a momenti. Dobbiamo collaudare i macchinari. Sto arrivando. Sono pochi isolati. Ah, mi toccherà fare da solo. No, no, è pericoloso. Ammiro l'entusiasmo del dottore, ma a volte rischia di metterlo nei guai. Devo essere lì prima che si faccia male. Scusa il ritardo, io... Wow. Hai iniziato senza di me. La direttrice della commissione sarà qui a momenti. Tranquillo, Parker. È una mia invenzione, direi che posso gestirla. Il dissipatore! Accidenti! Non dovremmo fermarlo? Non ancora. Resista! Dottor Octavius, tutto bene? Un altro imprevisto. Ma ci siamo. Siete feriti? No, ma è tutta colpa mia. Ecco, i livelli di energia hanno superato le previsioni. Per certi aspetti è sicuramente uno sviluppo molto promettente. A giudicare dall'odore non si direbbe affatto. Glielo assicuro, la prossima Cerchiamo fase... Cerchiamo di non correre troppo. Possiamo discuterne da qualche altra parte. Prenditi la giornata libera, Peter. Ma... Ne parliamo dopo. Che disastro. Perché non è intervenuto il dissipatore? Doc mi ha lasciato la giornata libera, ma... sei in pessima forma, amico mio. Vediamo qual è il tuo problema. Il circuito è bruciato. Accidenti. Se fossi stato presente al collaudo me ne sarei accorto. Thank you.
A posto. Ok, devo deviare il servocomando. Ok, procediamo oltre. E ribilanciare il voltaggio. Finito. Vediamo se funziona. Com'è nuovo? Doc stava collaudando nuovi materiali per le protesi. Mi aveva chiesto di valutare il lavoro. Tanto vale farlo ora. Doc testava un nuovo materiale di contatto per le protesi. Un composto di idrogel e polimeri. Resistente, ma dall'impedenza eccessiva. Suggerirò a Doc di cercare di meglio. Ok, devo andarmene prima di peggiorare la situazione di Doc. Mi chiedo cosa avesse in mente Doc. Magnifico. Potenziale materiale di contatto per le protesi.
un reticolo polimerico di idrogel. Promettente. Sarebbe un'eccellente interfaccia. Spider-Man, sono Yuri. Fisk è già arrivato a Riker. Niente Riker. A quanto pare merita un trattamento esclusivo. È nel round. Ah, raggiungerà Scorpion, Electro e gli altri. Vi sarà grato. È in buona compagnia. Puoi passare qui al distretto. Ho un problema che richiede esattamente le tue competenze. Per te, Yuri, questo è altro. Arrivo subito. Nuovo episodio dello show di Jameson. Chissà cosa pensa il mio ammiratore numero uno della cattura di Fisk. Bentornati a Solo i Fatti con J. Jonah Jameson. Discuteremo dei problemi che affliggono la città con il vincitore del premio Pulitzer... Due volte! E il due volte vincitore del premio Pulitzer, nonché direttore del Daily Bugle. E spingi il libro! Come sempre, ordinando il libro del signor Jameson, Spider-Man, pericolo minaccia, nelle 24 ore successive al programma avrete una copia autografata gratuita. Niente dediche personalizzate, non chiedete, non ne faccio! Benvenuti a Solo i Fatti con J. Jonah Jameson. Uno sguardo sulle minacce che nessun altro ha il coraggio di denunciare. Passiamo subito alle chiamate. Pronto? Non per fare polemiche, ma Spider-Man ha fermato Wilson Fisk e merita rispetto, no? Un volto alla malavita in meno è un bene per tutti! Ah, sì? Beh, dimmi, sei un agente di polizia? Un PM? Un giornalista con decenni di esperienza e diversi premi in bacheca come me? No, sono un idraulico. Ah, d'accordo. Allora aggiustami il cesso, chiudi quella fogna! Ora ti spiego come funziona la malavita. Quando un boss perde potere, ogni teppistello con una pistola, una tuta da ginnastica e una catena d'oro si convince di essere il nuovo padrino. Sta per scoppiare una guerra tra bande, ma quell'idiota con la testa di ragno frega qualcosa? No! Lui pensa solo ad apparire in TV! Sì, ma almeno posso comprare tubi di rame senza pagare mazzette. Quindi finché la guerra non inizia, io sto con Spider-Man! Scommetto che cambierai idea quando saliranno al potere tre mafie diverse pronte a farti pagare il triplo coi tubi o a spezzarti le gambe. Tanti saluti! Prima o poi, Jonah, dirai qualcosa di carino su di me. Prima o poi. Ora che non fumi più, che scusa usi con i colleghi per salire qui? Che sono stanca di vedere degli idioti. Ti capisco. Allora, perché hai chiamato? Per invitarmi al ballo della polizia? Hai un costume bianco e nero? Niente ballo quest'anno. Abbiamo speso tutto per la sorveglianza Oscorp. Ne è valsa la pena, no? Sì, certo. Fino a un'ora fa. L'intera rete è collassata. Ogni quartiere, ogni torre. Cosa? Dicono che qualcuno abbia sabotato il server centrale. Le torri sono offline. Una talpa? Forse. Indagherò più tardi. Per ora l'importante è riattivare le torri. Subito. E hai chiamato me? Oh, che dolce! Ho chiamato una persona di fiducia. E i segnali sono disturbati. Non sappiamo come fare. Adoro le sfide. Chi rompe paga. Pensavo ti fidassi di me. Vediamo un po' questa torre. I cavi in entrata sono invertiti. Astuto. Thank you.
2. We're making our way over from Pier 4 now. Show us about 8 minutes out. Got an 1165 on the east side of the Manhattan Bridge at the Flatbush Avenue exit. Copy that. Thanks for the heads up. 1182, any available units? 1182. Abbiamo appena recuperato una torre. Opera tua? Non sono solo carino, eh? Qualunque cosa tu abbia fatto, puoi ripeterla sulle altre torri? Certo, ma per tua informazione, per riparare una torre devo sincronizzarmi al sistema. Ora dispongo di tutti i dati sui crimini della zona. Vedo un'effrazione qui vicino. Bene, ho delle pattuglie in zona. Lascia stare, vado io. Fallo! Guardami le spalle. Dubito che questi tizi abbiano perso le chiavi. Non può affrontarci! Tutti insieme! L'hai voluto tu! Ok, finito. Grazie mille. Ora visualizzo un'aggressione in quell'area. Sei fortunata, Yuri. In città c'è un detective segnato dalle avversità della vita, ma nobile nell'animo. Cosa? No. Hai promesso che non l'avresti più. Spider Cop. Ti prego, no. Scusa. Quindi sei tu la spia? Lasciami in pace. Sì, è lei. Ho detto di sparire. Lasciatemi stare. Sta zitta, donna. Non toccatemi. Aiuto! Lasciatela stare. È Spider-Man. Oh!
non si fa! Sta lontano o l'ammazzo! Lasciami andare! Tutto a posto, madame. Sapevo che Jameson si sbagliava sul tuo conto. Sei un po' strano, ma di animo buono. Senti, ce l'hai un posto dove andare? So cavarmela da sola. Non ne dubito. Nel caso, comunque, puoi rivolgerti ad un luogo chiamato Fista. Lo conosco, ma non voglio la carità. Fanno le migliori torte di grano in città, credimi. Mamma le preparava sempre. Non ne assaggio una fetta da tanto tempo. Darò un'occhiata. Grazie, Spider-tipo. Mi chiamo Spider-Man. Da lì potrei avvistare la prossima torre. Dominando dall'alto, Spider-Cop volge lo sguardo all'obiettivo. Un'altra torre di sorveglianza. Ma stai parlando in terza persona? No, certo che no! Il capo sottovalutava Spider-Cop. Quasi lo considerava una mina vagante. Me ne sono già pentita. Potrei modificare queste torri per intercettare altro oltre ai crimini. Bingo. Ora le torri rilevano ogni segnale in radiofrequenza, tra cui uno qui vicino. Cosa sarà? Dei miei vecchi zaini del liceo. Ci avevo nascosto una microspia. Chissà quanti ce ne sono in giro per la città. Sei ancora lì?
C'è una rapina a pochi isolati. Spider Cop in azione. Metà uomo, metà ragno. 100% poliziotto. Oh. La cassa forte, forza! Ehi, ragazzi! No! Spider-Man, spara! Dovreste riservare lo stesso impegno alla ricerca di un lavoro onesto. Ehi, Yuri. Sto per riparare l'ultima torre di Chinatown. Sarà Spider Cop a ripararla, se mai. Ho riflettuto, Yuri. Garantire l'ordine è un compito da giovani, ma Spider Cop, beh, ormai non è più un ragazzino. Dimmi che stai per dire quello che penso. Da oggi, Spider Cop è ufficialmente in pensione. Oh, grazie a Dio. Datemi da bere. Berremo tutti insieme stasera, Yuri, brindando all'infaticabile Spider Cop. Yuri? Yuri, ci sei? Si vede che l'emozione del momento l'ha sopraffatta. Accidenti. Non voglio che la gente faccia foto ai miei tre peli sul petto. Gli strumenti per riparare il costume sono al laboratorio. Chissà se Doc è già andato via. Dottore, com'è andata con la commissione? Mi spiace di aver fatto un casino. Niente affatto, Peter. Sono solo nervosi per l'imminente trionfo. Si calmeranno, come sempre. Torno al laboratorio per riordinare. No, no, stavo comunque andando a cena. Rimandiamo a domani. Una breve pausa prima di tornare a progettare il futuro. Vorrei che l'ottimismo di quell'uomo fosse contagioso. Comunque, per oggi è finito. Posso lavorare tranquillo al mio costume.
Per questa sera, Doc, sembra aver finito. Posso dedicarmi al mio Spider progetto. Stiamo provando a perfezionare la componente meccanica delle protesi. Meglio controllare il lavoro di Doc, non si sa mai. Doc puntava a migliorare la granularità dell'attuatore. Splendido, reazione fluidissima. Vediamo di calibrare la presa della protesi. Ora va meglio. Rinunceremo alla stretta di mano stritolante. Interessante. Doc ha implementato un sistema di mappatura 3D. Magnifico. Le braccia percepiscono l'ambiente, a vantaggio della consapevolezza corporea. Sarà meglio calibrare il giroscopio delle braccia. A posto. Questo permetterà all'utente di usare le protesi senza perdere l'equilibrio. Doc sta cercando di ridurre il consumo energetico della protesi.
Perfetto. Ora è più efficiente e più sicuro. Parker! Dottor Octavius, che cosa ha lì? Cinese? Avessi saputo che eri qui. A che stai lavorando? Un progetto personale. Oh. Ma certo. Sei tu. Io non so di cosa... Andiamo, Parker, è chiaro come il sole. Mi lasci spiegare... Perché non me l'hai detto prima? Avrei voluto. Ma... se si sapesse, la mia famiglia si troverebbe in pericolo. Ah, certo. Visto che sei l'ideatore dei suoi costumi, sei un bersaglio anche tu. Esatto. Esatto. Tranquillo, resterà un segreto. Va. Ti lascio lavorare. Controlla l'email. Spero che Doc non voglia licenziarmi. Peter, il tuo ruolo di progettista del costume di Spider-Man è la definizione corretta? È la conferma delle tue doti di uomo e collega. Per quanto dedito al lavoro, trovi sempre tempo per gli altri. Spero non ti offenderai, ma ho notato che il costume è danneggiato e mi sono permesso di apportare alcune migliorie. Ti allego un paio di idee che potrebbero aiutarti a perfezionarlo, aumentando al contempo la protezione di Spider-Man, il cui contributo alla città è enorme. Non vedo l'ora che il nostro lavoro dia gli esiti auspicati. Insieme cambieremo il mondo. Il tuo collega e amico Otto. Ragno bianco, eh? Dovrebbe funzionare. Permesso, sono in ritardo! Fate largo! Niente male, Spidey! Buongiorno, New York! Nuovo costume, stesso eroe!